Il tema è per così dire ineludibile, l'ultima ondata di maltempo ha riproposto il problema mareggiate. Io e Andrea Berardinelli siamo venuti qui a Francavilla per fare così il punto della situazione, per sondare il terreno perché il mare grosso ha divorato la costa abruzzese in più punti. Ne abbiamo parlato proprio con il presidente di SIB Confcommercio Riccardo Padovano, urge un intervento immediato per Riccardo Padovano, bisogna cambiare passo nei tempi e nella modalità, come per esempio la soluzione più efficace potrebbe essere rappresentata dall'intervento da terra. Ascoltiamo Padovano. Siccome il lavoro per fare queste opere va fatta un'area di stoccaggio e l'area di stoccaggio disponibile per Francavilla è Silvi Marina, il che abbiamo detto, ma invece di fare l'area di stoccaggio a Silvi Marina, usufruiamo di questi pennelli esistenti in modo che noi possiamo fare lo stoccaggio direttamente qua, e quando c'è tempo che aiuta il posizionamento dei massi diventa il percorso molto più breve e più efficace. Pennellini sono quelli che sta inquadrando Andrea Berardinelli. Sono stati fatti da terra verso mare, questo è stato fatto senza il motopontone, veniva il camion, veniva posizionato, poi è stato inserito un materiale speciale, il migliore, che si chiama le pietre di Apricena, che come vedete sono pedonabili e quindi sono materiali resistenti, quindi se passa un camion qui sopra, qualcuno dice ma se passa il camion poi alla fine rischia di sprofondare, no, perché è stato fatto bene, perché sotto ci sta il manto più piccolo. Padovano ci ha spiegato nei minimi dettagli, con dovizia di particolari, perché questo intervento da terra è più efficace. Allora perché non è stato fatto mai, se non in rarissime eccezioni? Qual è il motivo? Ma il motivo perché molto probabilmente a volte si fa per consuetudine, si fa sempre così e si continua a fare così. Comunque gli stabilimenti del litorale abruzzese sono a forte rischio in questo. Allora, Francavilla a forte rischio, Francavilla Sud, Francavilla Nord, Francavilla Centro, Pineto Nord, Colonia Spiaggia, Monte Silvano Nord, Alba Adriatica, bisogna intervenire. Casal Bordino, bisogna intervenire, per favore, apriamo questo tavolo permanente. Facciamo vedere dove è arrivata oggi l'acqua, guardate, perché insomma, le abitazioni sono prossime. Cioè, quello è il confine della civile abitazione. Se vogliamo andare proprio nella norma, le scogliere sono state realizzate per difendere la civile abitazione. Sottolineiamo questo aspetto. Noi siamo il primo anello per quanto riguarda i danni. Allora, oggi è così, con il Greco Levante, sicuramente noi domenica pomeriggio sarete qui, perché l'acqua arriverà dentro quella civile abitazione. Allora l'appello non è rivolto perché dobbiamo difendere gli stabilimenti balneari, l'appello è rivolto perché gli interventi sono soldi pubblici per difendere la costa, B, perché difendendo la costa si difende le civili abitazioni, all'interno di questa costa ci sono anche gli stabilimenti balneari. Vogliamo intervenire, per favore?